11:19 su Radio Savona Sound e abbiamo il piacere di ospitare Riccardo Ricco, fondatore e ideatore della Cineteca Provinciale di Savona. Buongiorno Riccardo, benvenuto. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao, buona giornata. Allora, domani sera c'è un nuovo appuntamento con Cunna Lumea Piatra Bacca, che è ormai da più di 20 anni, vero Riccardo, un appuntamento che attira sempre tantissima gente, perché insomma rivedere questi filmati d'epoca, no, di tanti anni fa, fa sempre piacere, poi perché ce ne sono sempre di nuovi. Raccontaci un po' dell'appuntamento di domani e vado. Ma guarda, il comune è stato tanto entusiasta l'anno scorso con l'affluenza di pubblico avuta che ha deciso comunque di rifarla, di riproporla. Io mi sono preoccupato soprattutto di riproporre filmati tra virgolette nuovi, ma con filmati vecchi. La curiosità incredibile, apro la parentesi, è che siccome la manifestazione dura da 21 anni, quelli, diciamo che 21 anni fa io presentavo filmati dagli anni 50 agli anni 70. E beh, sono passati 20 anni e allora i servizi per le emittenti telecupole, per cui io realizzo i servizi televisivi in provincia di Savona, sono diventati ormai materiale da trabacca. È vero. E quindi molte interviste, molte cose che ho fatto 20 anni fa rientrano in queste serate, quindi praticamente si copre un arco di quasi 50 anni, 60, ecco. Quindi comunque le cose nuove, le cose belle che si potranno vedere domani sera, che riguardano solamente Vado, sono un filmato per esempio sulla banda di Vado, Tia Campà, del 59. A colori, pensa un po'. Poi un'altra cosa che non riguarda i filmati vecchi ma riguarda Savona, è un'anteprima molto, molto bella, molto sentita, su un film che è stato realizzato su un personaggio savonese che tutto fa discutere, ecco, su Renato Rinino. Renato Rinino, sì. È stato realizzato un film di un'ora, io presenterò un servizio di 5 minuti con alcune immagini inedite, il film uscirà comunque prossimamente. Altre immagini carine, per esempio, che riguardano Vado, sono per esempio le immagini del ciabattino per eccellenza di Vado, lo chiamavano Perruchin, verremo a scoprire domani sera il perché di questo soprannome. Poi la serata in particolare sarà dedicata al maestro Bruno Pasqualini, maestro giornalista col soprannome Brupa, di cui io presenterò vari filmetti, diciamo, della durata di 8-9 minuti, due precisamente, uno dei quali è Il Partigiano, un bellissimo filmetto in bianco e nero fatto con molta professionalità. Bisogna capire anche, e sonoro soprattutto, a questo proposito bisogna capire anche che un proiettore sonoro negli anni 60 costava quanto una 500, quindi insomma il maestro non era ricchissimo, però faceva tanti sacrifici per accompagnare questo suo hobby. Parleremo e saluteremo anche persone che non ci sono più, come la professoressa Porsenna, maestra, professoressa di Vado di disegno, che negli anni della gioventù fece parte degli Angeli del Fango di Firenze. Poi parleremo anche di Graziano Caviglia, che essendo nel gruppo di operai della vecchia APE che non volevano lasciare lo stabilimento, si preoccupò di realizzare una mensa all'interno dello stabilimento occupato. Altri filmati saranno quelli dei giochi della gioventù. L'anno scorso abbiamo presentato quelli del 69, quest'anno presenteremo quelli del 1970. Poi una piccola chicca, per esempio, realizzata una decina d'anni fa, una quindicina d'anni fa, come dicevo prima, un'intervista a quella che oggi è il sindaco di Vado, ma allora era assessore, che ci descrive, mentre si sta lavorando sul terreno, dove si posizionerà il grande supermercato di Vado, ecco, diciamo nella periferia industriale di Vado. Quello che adesso è il molo praticamente. È il molo, praticamente è il molo, quindi si vedrà anche la vecchia Fornicocche, ecco, uno stabilimento storico di Vado. Poi altre cose che posso dirti, per esempio
ci saranno anche documentari su Sant'Ermete, poi ecco un filmato che a Vado ho presentato forse una volta, sono i due pezzettini che riguardano Bergeggi e con le canzoni che venivano poi dedicate a questa località negli anni 60 turistica, ma un particolare sarà l'incontro con la maestra Gemma Pasqualini, moglie del maestro, che quest'anno è andata ad assistere, ha fatto parte della festa di pensionamento di una sua allieva che andava in pensione quest'anno, quindi una maestra pensionata 40 anni fa di 94 anni che partecipa alla festa di una maestra non ancora sessantenne che è andata in pensione quest'anno. Un bel pezzetto commovente dove si vedranno gli alunni negli anni 60 seduti ancora in quei banchi di scuola con dove si metteva l'inchiostro, ecco, sì, il bottiglietto, dove, mi ricordo il bidello arrivava con questo bottiglione da 5 litri di inchiostro e a ognuno versava questa, sto diventando vecchio anch'io, sai, questi ricordi fanno male a volte. Senti, tra l'altro Riccardo, domani sera ci sarò anch'io, sarà un po' un ritrovarci perché io ho presentato con te tante edizioni fa. Io lo stavo per dire, cioè voglio dire, tu sei la mia compagna ideale in queste serate, devo dire che sono 20 anni che insieme più di una volta più di una decina di volte abbiamo presentato queste serate, non solo a Vado ma anche, io mi ricordo Ferrania, mi ricordo Savona, ecco, insomma io ti ringrazio per questa tua gentilezza e comunque vedo che comunque un po' ti piacciono anche, dai, diciamo. Ma mi piacciono molto, non un po', lo sai benissimo Riccardo, quindi tra l'altro abbiamo fatto anche un numero zero di una trasmissione televisiva che riguardava proprio Vado, non so se l'hai in serbo anche per domani oppure no? Comunque. No, guarda, ho evitato proprio perché non si notasse la differenza del passare degli anni. Grazie, sei un amico Riccardo, veramente. No, è stata una bellissima cosa, volevo metterla, perché comunque, ma la metterò la prossima volta, l'avevo già messa l'anno scorso, allora per non ripetermi la metterò la prossima volta. Era una bellissima intervista col primo presidente del primo cineclub di Savona, l'ingegnere Tonello, e tu facevi una sorta di collegamento tra lo studio che era nel Teatro Nuovo, diciamo, dove io presentavo questa serie, e appunto la piazza di Vado. Era veramente un bel servizio che servo con molto con molta gelosia, ecco, vorrei che, anzi, se mi permetti faccio un appunto, molti filmati sono su YouTube, sul mio canale YouTube che si chiama Zefiro Video Prod con la V maiuscola, e di questo devo ringraziare anche la RAI, la signorina Bellenzier, la giornalista RAI, che proprio ultimamente ha fatto un servizio su questa, su questo mio dono attraverso YouTube di tutti questi filmati bianco e nero, così che tutti possano farne parte e possano appropriarsi di questi ricordi. Assolutamente. Non solo di Vado ma di tutta la provincia. Certo, un patrimonio di tutta la comunità questo. Riccardo, allora appuntamento domani sera, Piazza Cavour, giusto? Vado Ligure, ore 21:30 o 21. Ti aspetto per una bellissima serata e ci auguriamo che ci sia ancora più gente dell'anno scorso, perché ne sono convinto sarà così. Benissimo. A domani a Riccardo Ricco, ciao, grazie. Ciao Sabrina, ciao a tutti gli ascoltatori. Buona giornata. Ciao.